Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sono trascorse poco più di 2 settimane dall'ingresso di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 18. All'interno della casa lo abbiamo visto commuoversi più di una volta parlando di sua moglie, ma soprattutto quando racconta di Maria, sua figlia, che l'emozione lo travolge. Il profondo legame che sente con la bambina è viscerale e spesso il coreografo ne sente la mancanza. A casa, però, le sue donne fanno il tifo per lui e lo sostengono. In una recente intervista a Novella 2000, proprio Carmen Russo ha voluto parlare per la prima volta dell'esperienza che il marito ha deciso di fare nel reality, sottolineando che lei per prima lo ha incoraggiato a partecipare per superare qualche suo limite. Ho approvato subito, perché Enzo Paolo ha bisogno di superare questo fortissimo legame che ha con nostra figlia Maria. Ha bisogno di aumentare la sua autostima e questa è l'occasione giusta. La ballerina, che ben conosce le dinamiche del GF avendoci partecipato nel 2021, ha colto anche l'occasione per svelare chi, tra gli altri inquilini della casa, le piace particolarmente. Enzo Paolo Turchi ha già versato parecchie lacrime per la figlia Maria all'interno del Grande Fratello. Il coreografo sente tantissimo la mancanza della piccola e più volte si è anche lasciato andare alle sue paure di padre un po' in là con gli anni, mostrando un lato fragile di se stesso che il pubblico ancora non conosceva. Sull'argomento è intervenuta anche Carmen Russo, moglie e collega del Geffino. Enzo Paolo ha bisogno di superare questo fortissimo legame che ha con nostra figlia Maria. Ha bisogno di aumentare la sua autostima e questa è l'occasione giusta. Gli artisti hanno sempre bisogno del supporto del pubblico. Mio marito ha avuto una vita professionale meravigliosa e ha tanto da insegnare alle giovani leve. Poi, parlando del percorso del marito nella casa, ha detto cosa ne pensa guardandolo in TV. Mi sta dando una bella impressione perché lui è un uomo molto comunicativo. Ama stare tra la gente e confrontarsi. Una cosa che mi piace moltissimo è che tutti i giovani presenti nella casa lo ascoltano, rispettando il suo lavoro e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Marito a parte, Carmen Russo ha parlato anche degli altri concorrenti, svelando le sue simpatie per 2 di loro, Iago e Tommaso. Chi mi sta sorprendendo piacevolmente è l'attore spagnolo Iago García. Lo trovo un uomo molto profondo e che ha tante cose da dire. Anche i discorsi che fa mi piacciono, sono diretti, intelligenti. E poi Tommaso Franci, l'idraulico toscano. Lo vedo sincero e dall'animo buono. Ancora giovane ma molto riflessivo. Potrebbe essere una